Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video diverso dal solito. Sono appena arrivato in una meravigliosa località. Oggi ho voglia di farmi due passi e chiacchierare un po' con voi. Quindi adesso mi preparo e parto, ma prima vi lancio la sigla. Prima di svelarvi il posto dove mi trovo, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like a seguito di questo video e a seguirmi anche sugli altri social. Io sono presente sia su Instagram che su TikTok. Detto questo, ragazzi, io mi trovo a fare una splendida passeggiatina intorno a un lago. Questo è il lago di Levico. Io mi trovo in Trentino Alto Adige e oggi appunto ho voglia di fare due passi e parlare un pochino con qualcuno che condivide la mia stessa passione, ovvero il motocross. Oggi è il 9 maggio e per l'appunto è lunedì. Ieri si è corsa la gara di MXGP a Maggiora, se non sbaglio era la settima, e volevo un attimino condividere con voi un po' il mio pensiero. Ieri sera sono tornato dopo una giornata in pista con i Jaguari, abbiamo fatto un training. Ieri siamo stati a Cremona e come sempre quando c'è il mondiale io acquisto le gare sul sito MXGP, che in tanti mi chiedete ogni volta dove si possono vedere le gare, e sono acquistabili dal sito MXGP TV e poi potete guardarvele in replica. Ieri sono arrivato a casa e anche se era tardi non ho resistito, ho voluto guardarmi come sono andate le gare. Mi mancano ancora da vedere le gare dell'MX Open, ho visto solo la prima che si è disputata il sabato e in cui sono andati bene gli italiani. E per quanto riguarda invece l'MXGP e l'MX2, ieri sera le ho viste interamente e devo dire che sono state due belle gare molto impegnative. Penso che i piloti si siano divertiti un po' meno di noi che li abbiamo osservati dal divano comodi con magari una bevanda lì a fianco. La pista, parlando un po' della pista, che dire, io a Maggiora purtroppo non sono mai riuscito a girarci, non ho mai avuto questo onore perché l'anno che fecero l'italiano io ero infortunato, però l'ho vista dal vivo perché in passato comunque sono andato a vedere altre gare e vedendola dalla TV mi pare di vedere che, a parte qualche piccola modifica, la pista è sempre la solita e a parer mio una delle più belle in Italia, se non la più bella in assoluto per quelle che abbiamo qua in Italia. Indubbiamente al sabato le qualifiche si sono corse con un fondo più semplice, perché era un fondo compatto e c'era abbastanza grip. Non ho visto tanti jolly, tanti errori dai piloti, però è anche vero che faticavano nei sorpassi, perché a parer mio, modesto parere da spettatore dietro la TV, questo ci tengo a sottolinearlo, magari mi sbaglio, comunque secondo me al sabato la pista non era così tanto selettiva. E la cosa invece è cambiata la domenica, perché ci si è messo un bel temporalone e tanta acqua deve essere caduta sul tracciato. Io non lo so perché non ero là, ma a vedere il terreno penso che abbia piovuto tutta la notte e non si saranno divertiti sicuramente i primi ad essere entrati al mattino della domenica. Comunque la prima gara della MX2 l'hanno corsa con un terreno che secondo me stava già asciugando, ma era in quel frangente che non so come dire, quel pongo che risucchia e si attacca ancora ai parafanghi. In ogni caso comunque dovevano rispettare le traiettorie, perché come uscivano dalla traiettoria non ne venivano più fuori, e le traiettorie erano delineate da dei canali che ogni giro si facevano sempre più lunghi, e in queste condizioni secondo me è veramente difficile destreggiarsi e soprattutto anche fare dei sorpassi, perché ogni volta che abbiamo visto un pilota
provare ad uscire dalla traiettoria, quella sicura, quella che magari faceva tutti i giri, era un'eterna incognita, perché non si sapeva mai se andava a buon fine o andava a remengo la gara, perché cadere in quelle condizioni lì vuol dire buttare via comunque sempre dai 10 ai 30 secondi, come giusto ridere, sperando che la moto riparte e non ci si faccia male, appunto, perché ogni volta che si cade. Ho fatto 1 chilometro, intanto c'ho l'orologino qua che parla, mi ricorda la distanza che sto facendo, e sta facendo un vero e proprio discorso. E niente, parlando un po' dei piloti, io ho visto in MX2 e un Iago Gerz molto 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 sul pezzo, l'ho visto maturo. Secondo me quest'anno è presto per dirlo, però secondo me quest'anno lo porterà a casa lui il mondiale, il titolo. Lo vedo maturo, lo vedo guidare bene, lo vedo guidare sicuro in ogni situazione, perché sia sulla sabbia che sul duro quest'anno secondo me sta andando più forte di Vial. Mi piace molto anche la guida, perché a parer mio dall'anno scorso ho fatto un passo avanti, lo vedo guidare molto più sciolto, meno errori, più composto. E anche la moto, devo dire che la Yamaha di Iago quest'anno ha un rumore differente dall'anno scorso. Io non so se hanno fatto degli upgrade sulla Yamaha, però c'è proprio un rumorone, sembra quasi un 450 a sentirlo dalla TV. E Vial, l'eterno combattente, perché anche in gara 1 è partito male, è caduto alla seconda curva dietro a Guadagnini, quando che Mattia gli è caduto sotto le ruote, però è ripartito e ha fatto un rimontone e, come dico io, mordeva il manubrio tra i denti, e ha morso il manubrio tra i denti fino all'ultimo giro, quindi questo gli fa comunque onore, perché è facile gettare la spugna e uscire dalla pista segnando un zero, e invece Vial ha dimostrato in più occasioni anche quest'anno che dà l'anima fino alla fine, e anche per conquistare magari una posizione che è quella che a fine campionato potrebbe fare la differenza, non si tira mai indietro. Poi Orgmo, secondo me quest'anno è migliorato tanto. Ieri anche lui ha avuto qualche problemino i primi giri e si è trovato a rimontare, però anche Kevin secondo me quest'anno lo vedremo sempre più spesso nei posti lì davanti, e mi piace come persona, lo trovo un ragazzo umile, ho sempre seguito i suoi vlog, e anche prendendo spunto magari qualche volta mi è sempre piaciuto, perché non si è mai montato la testa e è sempre cresciuto pian piano di stagione in stagione. Con la Kawasaki sinceramente non avrei mai pensato che potesse crescere in questa misura, e non perché penso che la Kawasaki non sia una moto buona, ma semplicemente perché la prima volta che ho visto delle storie ancora di quest'inverno che girava appena salito sul Kawa, non mi piaceva tanto come guida, e tuttora vederlo non è così bello, così appariscente, però fa strada, quindi bravo, bravo Kevin. Poi chi c'è stato, ancora parlando di stranieri, The Wolf, anche lui è sempre lì che lotta, e a differenza degli altri che ho nominato finora, The Wolf cade spesso, perché anche ieri ha tirato diversi jolly, e anche se ha segnato delle cadute irrisorie, diciamo a livello fisico, perché per fortuna non si è mai fatto male, però l'appoggia spesso, magari perde 10 secondi in una curva, ne perde altri 15 nell'altra, e questo fa sì che anche lui è in eterna rimonta. E però è un altro pilota che secondo me guida veramente bene, si vede che è olandese o belga, comunque è un sabbiaiolo, perché c'ha una guida, muovono così tanto la schiena per cercare il setting giusto sulla moto, sono abituati a gestirla così nella sabbia,
non avendo mai, diciamo, quella stabilità che si ha sul duro, e molto bello da vedere anche The Wolf. Ah, nella gara di ieri si è messo in mostra anche Cars Maker, non so se l'ho pronunciato giusto, e io è la prima volta che lo noto questo pilota, sinceramente. Magari mi è sfuggito nelle classifiche nelle scorse gare, ma così in luce davanti in classifica non l'avevo mai visto. E comunque tanto di cappello, perché ha cacciato gli attributi, e anche nomi grossi come Vial o appunto The Wolf, Ormo, Adamo, insomma tutti gli inseguitori che l'hanno messo a dura prova hanno dovuto veramente faticare per passarlo, e nonostante tutto ha portato a termine la gara in buonissime posizioni, sia la prima che la seconda, se non sbaglio. Una biscia. Parlando di italiani, purtroppo non hanno brillato come si sperava. Nella gara di casa si sperava di vederli lì davanti e magari ambire a qualche podio, perché insomma dai, ci sono andati vicini un po' ciascuno nelle gare precedenti, e qui in Italia, sperando un po' nel tifo anche dei nostri tifosi italiani, di dargli la spinta per magari battergli le mani davanti a un podio. Non è arrivato, e anzi probabilmente sono state delle gare anche sottotono, perché dovuto un po' anche a delle cadute, alla fine sulla carta non sono andati benissimo, ecco. Peccato, perché soprattutto Guadagnini in gara 2, dopo la partenza davanti, una splendida shot, cadere alla seconda curva con una caduta un po' così, che sicuramente non avrà fatto apposta, però forse un po' di distrazione, forse un po' di adrenalina di troppo, non lo so. Fatto sta che ha buttato via un'occasione d'oro, perché partire davanti nelle condizioni di ieri, avere la maschera pulita, nessuno che ti sporca la visuale, sarebbe stato veramente ottimo. In più lui il passo per stare là davanti, a parer mio, ieri ce l'aveva, perché anche in seguito aveva comunque segnato dei giri molto veloci, e quindi gli mancava solamente la spinta giusta data da una partenza davanti. Peccato anche per Adamo, perché anche lui, come tutta la stagione del resto, sta registrando buoni risultati, e soprattutto sta facendo vedere che è maturato tanto anche lui, perché è presente nelle prime posizioni gara dopo gara, non è più, diciamo, una sorpresa come all'inizio, ma è diventato una conferma. È bello per il nostro panorama italiano, perché almeno abbiamo diversi piloti da tifare la domenica, e le gare si guardano sempre con più piacere. E avevamo tutti paura, insomma, che una volta parcheggiato Tonino fossimo un po' spiazzati e non sapessimo più a chi rivolgere il nostro tifo. In realtà dai, quest'anno in MX2 abbiamo Adamo e Guadagnini, che ci lasciano sperare bene ad ogni gara. E parlando di MX1, ecco, adesso mi collego alla MX1, io sono sorpreso ogni volta a vedere Foratone come guida, e anche il livello che ha, perché ragazzi ha fatto un salto enorme dall'anno scorso, secondo me. L'ha dimostrato anche settimana scorsa l'italiano Pontegola, che addirittura dopo i primi giri che sono partiti ha superato i piloti che aveva davanti a lui, e ha registrato subito dei tempi folli, dando dei distacchi di 5-6 secondi al giro a tutti, quindi tanta roba. E in più anche nel mondiale, non so se voi siete abituati a guardare anche i distacchi giro per giro dai primi ai piloti poi che magari ci interessano a noi, e i distacchi rimanevano abbastanza costanti. Ciò vuol dire che il ritmo, anche se Albertone si trovava nona, decima posizione, il suo ritmo era pari a quello dei primi.
e questa è tanta roba. Anche lui ieri ha avuto parecchia sfortuna, perché in gara 2 c'è stato un momento che per poco si sperava che andasse a prendere i piloti che c'erano lì davanti, ovvero dei mostri sacri, perché io li vedo come dei mostri sacri, anche se hanno due mani, due piedi, una testa e sono persone normali. Però peccato che poi anche lui è scivolato e ha mandato un po' in fumo le speranze di noi tifosi. Spero veramente che prima della fine dell'anno, ma ne sono certo, si arriva a vederlo sul podio. E niente, gli faccio un grande in bocca al lupo ad Alberto. Detto ciò, se parliamo un po' dei big là davanti in MX1, beh ragazzi, c'è poco da contraddire il fatto che Geyser anche ieri, a parer mio, fa un altro sport, perché in maniera molto tranquilla, in maniera molto intelligente, anche ieri in gara 2 si è preparato il sorpasso da fare sia a Vlaanderen che a Renault. Adesso non vorrei confondere, magari se è stata gara 1 o gara 2, però il sorpasso alla seconda curva l'aveva preparato da giri prima, si era preparato la traiettoria e poi tanto fatto 2 chilometri, e è stato veramente intelligente, senza rischiare nulla ha aspettato il momento giusto, e davvero campione, al momento giusto lui ha fatto il passo valido che gli ha valso la prima posizione. Secondo me dall'anno scorso, dagli anni precedenti, è maturato molto. Non so se magari frutto di qualche parola fatta anche dal team, o magari perché quest'anno, mancando anche Erlings e Favre, ha un margine superiore rispetto agli altri piloti. Probabilmente un insieme di cose, però lo vedo molto più maturo, più a suo agio in gara, sbagliare meno. Anche gli errorini stupidi che faceva gli anni passati lo vedo farli molto meno. Oddio, sto morendo intanto, e parlare mentre cammino, vi rendete conto quanto messo male che sono, perché avrei bisogno di un po' di ossigeno anch'io, di quello allenato, e niente, dai. Poi niente, Prado era assente per infortunio, non so ben di preciso cosa si sia fatto, però è stato un peccato non vedere cosa avrebbe potuto fare anche lui ieri nella bagarre a Maggiora. È stata una sorpresa vedere Vlaanderen partire davanti, ma soprattutto Watson, perché anche Watson, prima che andassero a prenderlo e superarlo, ci hanno impiegato 3 o 4 giri, e la manche prima, giusto per ricollegarmi un po' al fatto che il ritmo non è poi così diverso dalle posizioni tra il quinto e il decimo o i primi due, la manche precedente Watson era stato superato da Forato, quindi, e si trovavano, se non sbaglio, in sesta, settima posizione, ottava forse, e quindi vuol dire che un pilota che fa l'ottavo, nono, la prima manche, se parte davanti comunque qualche giro riesce a farlo, quindi vuol dire veramente che ci sono dei margini ridotti e il livello è alto fino a metà classifica, per non dire oltre. Renault è stato anche lui una bella pedina per questo GP a Maggiora, perché già dal sabato ha mostrato le sue qualità, e anche la domenica ha fatto, secondo me, 3/4 di gara 1, impensierendo parecchio anche Geyser. Poi secondo me ha calato un po' fisicamente, perché gli ultimi giri aveva preso distacco Geyser, e Renault secondo me aveva anche un po' mollato, perché gli mancava un po' di ossigeno, comunque sentiva un po' la stanchezza. Però un altro pilota che quest'anno sta dimostrando il valore che poi ha acquisito l'anno scorso vincendo il mondiale in MX2, e in molti lo sottovalutavano per il fatto che vinse l'MX2, ma in realtà vincendo poche manche,
ma grazie a una costanza molto consistente, ma in realtà quest'anno sta dimostrando il suo valore anche in MX1, dando fastidio per più manche nei primi tre posti, quindi bel pilota. Anche Liam Evert mi è piaciuto molto ieri, e a vederlo mi dava qualche ricordo, c'ha qualche somiglianza nella guida con il padre Stefan. Secondo me anche Liam lo vedremo magari non nelle prossime gare già quest'anno, ma negli anni a venire, già l'anno prossimo secondo me si metterà in mostra come si deve, perché comunque bisogna anche maturare il fatto che questi ragazzi giovani hanno bisogno comunque di fare un bagaglio di esperienza, bisogna dargli il tempo anche di crescere e ottenere i risultati più importanti. E a volte si vorrebbe schioccare le dita e vedere magari il pilota che fino all'altro giorno faceva il mini cross, vederlo già sul podio del mondiale, però non è detto che tutti ci riescano, anzi in pochi sono a farcela. Comunque ci sono dei talenti che questo tanto qua l'hanno già dimostrato, vedi Roxen negli anni scorsi, vedi Erlings che anche lui da giovane era già a podio al mondiale, vedi Prado, cioè i talenti che in breve tempo arrivano là davanti ci sono, però non deve essere per forza un protocollo valido per tutti. Sono arrivato a metà del mio percorso, ho ancora una mezz'ora a piedi da fare perché tutto il giro sono all'incirca 10 km, è veramente una bella zona questa del lago di Levico. E detto questo, però siamo arrivati in fondo a questo video e volevo salutarvi però facendovi un quesito, e mi farebbe piacere ricevere dei commenti con la vostra opinione qui sotto. Il quesito è questo: secondo voi perché i nostri italiani hanno avuto così tante difficoltà in questo GP? Dovuto alla pista? Dovuto alla sfortuna? C'è forse troppa tensione? Aspettativa? Chi lo sa? Fatemi sapere, dai, nei commenti, ci conto. Spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata e fatemelo sapere se così è, e ne faremo altre in futuro. Io intanto vi saluto e proseguo con il mio giro a piedi. Ciao!